Il mio lavoro è semplice. Sono un poliziotto. Chi è commissario Anastasi? Come l'hai presa questa macchina, Fabiana? Sono un commissario corrotto, no? Lo pensano tutti. Allora ti interessa? Per te c'è 1 milione. Tanto c'è sempre il lavoro tra di noi. Ciao, Margherita. Ciao, Fabiana. Hai fatto una cazzata con un'altra donna. Ci metterò tempo a perdonarti. Quant'è la mia parte? C'era un ragazzo quando hanno sparato. Fai chiamare quello degli identikit, lo voglio qui immediatamente. Claudio, aspetta. Mi serve adesso, chiamalo! Ci sono novità sull'omicidio del commissario Cortesi? Il caso è dell'omicidio, Anastasi, e lei deve starne fuori. Ma lei lo sa che non me lo può chiedere. E lo sto ordinando. Fa quello che devi, ma con prudenza, ok? Mi serve che qualcuno entri nell'ufficio di Fabiana e prenda tutto quello su cui stava lavorando. Io lo conosco. Andavo a scuola con suo fratello, siamo cresciuti insieme. Avevo detto 100 volte di lasciare perdere i bambini. Ho avuto una relazione con Anastasi. E molti anni fa ho amato un uomo che Anastasi pensa sia coinvolto nell'omicidio del nostro commissario. Non ho mai frequentato chi uccide i poliziotti. Cosa devi farti perdonare? Una cena. L'ingegner Greco. Stanno arrivando l'erogatore dalla Svizzera. L'indagine potrebbe coinvolgere anche lui. Non c'è molto tempo. Abbastanza per poter organizzare un altro incontro con la tua fidanzata. Non è la mia fidanzata. Questo è quello che dice a tua moglie. Lasciami in pace. Se c'è un motivo valido, le persone possono cambiare. Lei e Leonardo avete le informazioni. Io ho il denaro per comprarle. Vuoi denunciarmi? Intanto questa sera voglio andare a teatro. Se vuoi puoi rimanere con noi. Lei l'avrebbe fatto per i miei figli. Doveva pensare prima a me. Si poteva accontentare di fare la madre. Te lo giuro che li prendo quelli che l'hanno ammazzata. E se mette la mano su qualcosa, se comincia a capire, non è un cretino. A lui ci penso io.